Si ritorna a giocare a casa, a sentire il profumo di casa. Da Campagnano il nostro Sette Rosa mancava dal 20 dicembre scorso, quando le ragazze di Posterivo riuscirono a bloccare sul pari Catania. Poi è arrivata la sconfitta di Prato, di misura, che ha dato il via al nuovo anno. Everybody needs somebody to love, somebody to care. In classifica abbiamo ancora 3 punti di vantaggio sulla zona rossa. Guai a abbassare la guardia, guai a credere che il futuro è già scritto. Bisogna sudare, lottare, sgomitare, nuotare e, perché no, vincere. Sul nostro cammino c'è Rapallo, squadra di rango, le nubi all'orizzonte. Terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Si affrontano Cosenza e Rapallo. Che le danze abbiano inizio. La fase di riscaldamento prima dell'inizio del match tra Cosenza e Rapallo, valevole, lo ricordiamo, per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. A Campagnano è di scena Rapallo, che in classifica ha 8 punti in più del nostro Sette Rosa. Cosenza è orfana di Zoe Arancini in Australia. In settimana il patron della Cosenza Nuoto, Giancarlo Manna, ha precisato: abbiamo il dente avvelenato per quello che è stato il discorso arbitrale nella gara di andata. Quindi ci si aspetta davvero un grande e Cosenza. Tutto è pronto, la fase di riscaldamento, poi ci sarà l'inizio del match, a tra poco. Amici sportivi, un cordiale buon pomeriggio dalla piscina olimpionica di Cosenza, dove tra qualche istante avrà inizio la sfida tra Cosenza e Rapallo. Andiamo immediatamente con le formazioni, iniziando dalla squadra ospite, con Rapallo che schiera con la calottina numero 1 Federica Lavi, 2 Simona Abate, 3 Bernadette Zerbone, 4 Silvia Vegno, 5 Marilena Sessarego, 6 Camilla Sgro, 7 Caterina Tancheva, 8 Sonia Criscuolo, 9 Emanuela Mori, 10 Claudia Criscuolo, sono le due sorelle Criscuolo, 11 Alexandra Cotti, 12 Carolina Ionnau, 13 con la calottina numero 13 Matilde Risso. Allenatore della squadra sul piano vasca il signor Luca Antonucci. Il turno del nostro Sette Rosa, calottina numero 1 Divina Nigro, 2 Giusy Citino, 3 Martina Gallo, 4 Rita De Mari, 5 Noemi Vitaliti, 6 Blanca Gil, 7 Alessia Marani, 8 Carolina Nicolai, con la calottina numero 9 Benedetta Garritano, che sostituisce Zoe Arancini, calottina numero 10 Sara Zaffina, 11 Roberta Motta, 12 Agnese D'Amico, infine con la calottina numero 13 Angela Manna. Allenatore sul piano vasca Andrea Posterivo, arbitri di questo incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie 1, terza giornata ovviamente di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Raffaele Colombo di Como e Bruno Navarra di Roma. Come vedete piove tanto, il contrasto tra freddo e caldo, perché l'acqua è calda, le ragazze sicuramente stanno meglio di chi è qui in tribuna, e vedete il contrasto crea proprio delle nuvole di fumo. Per il momento è tutto, pochi secondi e avrà inizio il match. Tutto pronto per l'inizio di gara, attaccheremo da destra a sinistra nella nostra postazione con la calottina bianca, calottina blu invece il Rapallo, Rapallo che ha 8 punti in più in classifica, una classifica che vede in testa, lo ricordiamo, Padova con 30 punti, poi Messina 26, Imperia 25, Bogliasco 17, Prato 16, Rapallo 15, Catania 13, Cosenza a 7 e infine ultimi due posti per Firenze a 4 punti, a Roma a 3. Tutto pronto per l'inizio del match, la prima contesa di questa partita, la terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Veniamo dalla sconfitta di Prato, di misura, dobbiamo rifarci in casa. Stiamo avendo un buon rollino di marcia, nell'ultima gara giocata il 20 dicembre scorso un pareggio contro Catania, abbiamo vinto gli scontri diretti e questo ci consente di essere avanti rispetto alle ultime due. La prima contesa di questo match con Carolina Nicolai, che prova a prendere il primo pallone, non ci riesce. Primo pallone per Rapallo, si inizia con la squadra ospite a gestire la sfera in questo inizio di gara. Con la calottina numero 8 Sonia Criscuolo va a giocare un pallone in orizzontale, poi per Simona Abate, che ritrova Cosenza dopo la gara persa nei playoff l'anno scorso con il Volturno.
Simona Abate, ex nazionale, sicuramente grande esperienza per lei. Riparte però Cosenza, che trova il primo pallone del match con la sfera che arriva dalle parti di Roberta Motta, si allontana Noemi Vitaliti. Roberta voleva uno scarico proprio per la Vitaliti, non lo trova e allora deve decidere per un passaggio all'indietro per la D'Amico. Si fa vedere in zona e riceve la Vitaliti di ritorno nuovamente per la D'Amico in posizione centrale, ragiona Agnese, vola un movimento delle compagne, poi prova una sorta di no look con conclusione che però viene neutralizzata da Federica Lavi, sempre 0-0. Un minuto è passato in questa gara, la prima conclusione con la D'Amico, la parata della Lavi. Attenzione perché siamo già dalla parte opposta con la Cotti che prova ad amministrare un pallone, non ci riesce sul pressing della D'Amico, ancora Rapallo con un pallone che arriva dalle parti della Abate, su di lei Carolina Nicolai, ancora Simona Abate centralmente per una conclusione che vede la Nigro effettuare una parata prodigiosa. La sua deviazione con la sfera che poi va a sbattere sulla traversa. Siamo già dalla parte opposta, si gioca davvero a buoni ritmi in questo inizio di gara, sempre 0-0. Una conclusione per parte, la Vitaliti va a gestire il pallone, lo scarica per la D'Amico, nuovamente Noemi Vitaliti, su di lei c'è il pressing della Cotti, la Vitaliti nuovamente cerca e trova la D'Amico. Siamo ora sull'out di sinistra dove Martina Gallo prova a liberarsi, attenzione perché può provare la conclusione, vediamo se ci prova, non lo fa, pallone che viene allontanato per non consentire una ripartenza alle nostre avversarie e allora la Abate va a rincorrere il pallone, lo fa suo, le nuotate, le bracciate di Simona Abate che avanza con il pallone, guadagna qualche metro, 23 secondi a disposizione di Rapallo, 0-0 fino ad ora tra Cosenza e Rapallo, sfera che arriva dalle parti della Criscuolo che va ad amministrare il pallone sul pressing della Motta, nuovamente la Abate, dinanzi a lei la Nicolai che prova a rubarle il pallone, commette però fallo, nuovamente la sfera che arriva dalle parti della Tancheva, siamo bravi in questa circostanza con D'Amico e Gallo a recuperare il pallone, centralmente proviamo a sfondare con Martina Gallo, pallone per Noemi Vitaliti, su di lei c'è il fallo che viene ravvisato da parte del direttore di gara, il fallo di Alexandra Cotti, nuovamente Cosenza con Martina Gallo che perde il pallone sul doppio pressing da parte delle avversarie e allora può ripartire la Rapallo, lo fa con Claudia Criscuolo che prova sul settore di destra a guadagnare metri proprio sulla Gallo, perde per un attimo il pallone, poi lo ritrova, e defilata sul settore di destra, prova ugualmente a concludere, il palo le dice di no, la conclusione era buona, aveva superato la Nigro, la sfera però è andata a sbattere all'interno, sul palo interno, e poi è ritornato nelle mani di Divina Nigro, parte opposta nuovamente, Noemi Vitaliti, profondo, un po' troppo, per Carolina Nicolai che va a gestire il pallone, defilata a sinistra, passaggio a scarico per Martina Gallo, abbiamo pochi secondi, dobbiamo cercare di ragionare in fretta, 30 secondi ora a disposizione, virtù del fallo e l'espulsione della numero 8 Sonia Criscuolo, Cosenza che può sfruttare la prima superiorità numerica di questa partita, Blanca Gil. Ricordiamo che la squadra silana è orfana di Zoe Arancini, parte opposta la Motta per la Gallo che conclude sulla traversa che le dice di no, un legno per parte quindi, anzi due per quanto riguarda Rapallo, una traversa sulla deviazione provvidenziale di Divina Nigro, su una prima conclusione della Cotti e poi un palo da parte di Claudia Criscuolo. Ed ora anche il legno ha detto di no a Martina Gallo, attenzione a questa azione con Rapallo che va in rete, lo fa con Ekaterina Tancheva che porta in vantaggio la squadra ospite, Cosenza 0, Rapallo 1, tutto questo a 4 minuti, 7 secondi alla fine del primo quarto, fino ad ora però gara alla pari, due legni per Rapallo, un legno per Cosenza, una rete invece per Rapallo, 0 per Cosenza, la rete porta la firma di Ekaterina Tancheva, Rapallo che viene dalla sconfitta contro Imperia, 10-8, ci segnalano comunque un Rapallo in crescita, anche se in settimana il tecnico Antonucci ha parlato di una squadra che va testata dopo questo periodo di pausa e ci sono molte ragazze che febbricitanti, soprattutto in settimana, alcune di loro non sono riuscite ad allenarsi. Cosenza che invece deve fare a meno di Zoe Arancini, la squadra
di Andrea Posterivo, terz'ultima in classifica con 7 punti più 3 rispetto a Firenze, Firenze che ha pareggiato nell'ultimo match. Attenzione però, ora seguiamo questa azione con la Vitality servita dalla Gil, di ritorno per la Gil, nuovamente Blanca prova un assist ottimo lì dove prova a divincolarsi, anzi era Blanca Gil che ha provato a divincolarsi e alla fine ha guadagnato un tiro di rigore, il primo tiro di rigore della gara per Cosenza, primo tiro di rigore della partita. Noemi Vitality contro Federica Lavi, la conclusione della Vitality per il pari 1-1 di Cosenza. Noemi Vitality pareggia i conti dopo la rete di Ekaterina Tankeva. Il tutto è nato sull'asse Vitality Gallo Gil, che nel girarsi è stata fermata fallosamente. Il direttore di gara ha segnato il tiro di rigore che è stato tirato con un'esecuzione perfetta da Noemi Vitality. 1-1 tra Cosenza e Rapallo, si ritorna in parità, 3 minuti 45 secondi alla fine di questo primo quarto, con Simona Abate che va a gestire il pallone sul pressing di Carolina Nicolai. È una sfida che si rinnova, si sta rinnovando in questo primo quarto, quello tra Carolina Nicolai e Simona Abate. Si conoscono e si sono affrontate diverse volte l'anno scorso. Ora la Abate a spazio, prova a guadagnare il metro che gli lascia la Nicolai, va a sventagliare un pallone nella zona di destra, lì dove prova Rapallo a sfondare, con Cosenza che però si difende e bene sull'incursione che aveva provato Claudia Criscuolo. Si riparte da Noemi Vitality, tentenna un secondo, poi va al passaggio, posizione 1, riceve Roberta Motta. Uno sguardo di Roberta per cercare di servire qualche compagna al centro, vuole nuovamente la Vitality, pallone per l'Adamico, di ritorno per la Vitality, attenzione a Noemi, da lì può far male, ancora l'Adamico che conclude sulla traversa, due legni per parte ora, pareggiamo anche i conti dei legni con Rapallo che può ripartire nuovamente sull'asse Lavi Abate, la Criscuolo Claudia riceve in posizione 1. Andrea Posterivo dà indicazioni Bordovasca alle sue ragazze, Cosenza che al momento sta giocando col piglio giusto al cospetto di una squadra che ha una storia in questi anni, è stata comunque al vertice della pallanuoto italiana. Seguiamo questa azione con la Tankeva che prova in girata a sorprendere la Nigro, niente da fare, piove a dirotto qui sulla piscina di Campagnano, cielo a neve, le nostre ragazze però in acqua di sicuro sentono meno freddo rispetto a noi spettatori. Seguiamo questa azione d'attacco del nostro sette rosa, D'Amico per Vitality, nuovamente D'Amico, da quella posizione ha colpito una traversa pochi istanti fa, poi la Vitality con la Lavi che a mo' di muro è riuscita a neutralizzare la conclusione di Noemi Vitality. Passaggio profondo, attenzione perché siamo scoperte, e allora prova Rapallo ad incunearsi in un buco lasciato dalle ragazze di Posterivo che però rientrano in posizione. La Abate a scarico per la Criscuolo, su di lei c'è la Marani, ragiona Claudia Criscuolo, vuole e trova con la calottina numero 5, se non andiamo errati, la Sestarego, che va a concludere. Conclusione fuori misura, pallone che termina sul fondo. 1 minuto 45 secondi alla fine di questo primo quarto, 1-1. Siamo noi ad attaccare ora, lo facciamo con Roberta Motta. Portiamo quindi la Vitality in posizione 1. La Motta prova ad accentrarsi per provare casomai a concludere se gli danno la possibilità. Ancora Roberta, vediamo se lo fa, la palomba fuori misura, termina sul fondo. Doveva provare ma con cattiveria verso la porta della Lavi, niente da fare. Ha provato una palomba che è terminata sul fondo. Primo timeout richiesto dalla squadra ospite con Antonucci, che vuole dare le giuste indicazioni alle sue ragazze. 1-1 il punteggio, vi ricordo le reti della Tankeva per il vantaggio ospite. Ha risposto su tiro di rigore Noemi Vitality, ottima stagione quella scorsa per Noemi, anche quest'anno con la ragazza siciliana che è riuscita davvero a prendere per mano la squadra insieme a ragazze esperte come Blanca Gil, Zoe Arancini. Anche Andrea Posterivo prova ora a catechizzare le proprie ragazze, ricordo il punteggio 1-1, 1 minuto e 30 secondi alla fine di questo primo quarto, solo un'espulsione
quella della Criscuolo, di Sonia Criscuolo, che ha dato la possibilità a Cosenza di poter sfruttare una superiorità numerica. Niente da fare però, la traversa ha detto di no a Martina Gallo in quell'occasione. Si ricomincia a giocare, si aprono a ventaglio le nostre avversarie che provano ad occupare in maniera idonea la zona intorno alla porta di Divina Nigro. Si ricomincerà con possesso palla rapallo, la Lavi per la Abate che gioca sempre in posizione 2, su di lei c'è la Marani e non più la Nicolai, la Citino che va in pressing e prova a rubar palla, riesce in questa circostanza a guadagnare un fallo a proprio favore. Si ricomincia quindi da Cosenza con Divina Nigro, pallone per Noemi Vitaliti, 1 minuto 19 secondi con 26 secondi a disposizione per provare a concludere. La Marani da lì, vediamo se può far male, ragiona, va a scarico per la Zaffina che ha preso il posto dell'Adamico, sarà Zaffina, Noemi Vitaliti, c'è Roberta Motta che chiama il pallone, Noemi ragiona, vuole eventualmente un movimento della Marani, trova invece quello della Nicolai, se non andiamo errati, che riesce a gestire il pallone sul pressing della propria avversaria, vale a dire Carolina Yonau. Commettiamo però fallo in attacco, si ricomincia con possesso palla rapallo, 1-1 il punteggio, le reti di Tancheva e Vitaliti su tiro di rigore. Noemi Vitaliti ci consente al momento di essere in parità. Simona Abate, la Marani la prende in consegna, pallone centrale, brava Giusy Citino in fase difensiva a neutralizzare la Tancheva che si lamenta con il direttore di gara, e il time out di Andrea Posterivo a 36 secondi dalla fine di questo primo quarto per darci la possibilità di proiettarci immediatamente nei pressi della porta difesa da Federica Lavi. Dicevamo 1-1, una gara iniziata col piglio giusto da parte del nostro sette rosa. Rapallo però è riuscito a passare in vantaggio con la Tancheva, poi il pari della Vitaliti con possesso palla ora in favore di Cosenza, della città di Cosenza, che avrà la possibilità di poter gestire 30 secondi a 36 secondi dalla fine di questo primo quarto. Vi ricordo che Cosenza gioca quest'oggi in casa, poi però dovrà effettuare un doppio turno esterno e saranno delle sfide probanti contro Imperi e Padova. Molto dura, giochiamo contro la prima e la terza forza di questo campionato. Si ritorna a giocare, Divina Nigro riceve il pallone dal direttore di gara per Sara Zaffina. Sara deve mantenere il possesso palla, lotta, sgomita, riesce però a far suo il pallone. Abbiamo 16 secondi ragazzi, dobbiamo provare a liberare qualcuno al tiro. Il pallone per Rita De Mari, non è ottimo l'aggancio, Rita però resta in possesso palla. 8 secondi, ferma tutto il direttore di gara, espulsione della numero 2 Simona Abate, superiorità Cosenza a 13 secondi alla fine. Roberta Motta sbaglia il cambio campo per Alessia Marani, seconda superiorità per Cosenza, dobbiamo provare a concludere, va Rita De Mari, centrale, la parata da parte di Federica Lavi, finisce il primo quarto 1-1, un buon primo quarto giocato su buoni ritmi, la rete di Tancheva per il vantaggio di Rapallo, il pareggio di Noemi Vitaliti su tiro di rigore, pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, il primo si è concluso sull'1-1, seconda contesa affidata a Noemi Vitaliti con la parte opposta, pronta Alexandra Cotti, una sfida tra loro due per questa seconda contesa, la prima è stata appannaggio della squadra ospite. Attacchiamo sempre da destra a sinistra la nostra postazione in calottina bianca, calottina blu, c'è il rapallo, seconda contesa, Noemi Vitaliti contro Alexandra Cotti, prova la Vitaliti a arrivare prima, niente da fare, c'è la Cotti che guadagna un metro abbondante e riesce a far sì che Rapallo vada a gestire il primo pallone di questo secondo quarto, 1-1, lo ripetiamo, nel primo con Simona Abate nuovamente in possesso della sfera per Silvia Avegno, nuovamente la Abate, è da lei che passano tutti i palloni, siamo bravissime a difendere in questa circostanza. Blanca Gil può ripartire, sventagliata lì dove la Motta non riesce a capacitarsi del passaggio, era partita dritto per dritto Roberta Motta,
non è riuscito a vedere il passaggio della compagna e quindi Rapallo riconquista il pallone. Peccato, perché eravamo riusciti davvero a neutralizzare bene un'azione d'attacco della squadra ospite. Il pressing della Vitality sulla numero 11 Cotti, poi il direttore di gara che segnala un'espulsione della Zaffina. Ciò significa prima superiorità in questa gara per Rapallo. Sarà Zaffina che viene espulsa dal direttore di gara. Movimento dell'Avegno per la Abate in posizione centrale. Simona Abate conclude il pallone che bacia il palo, l'esterno del palo, e termina sul fondo. Si resta sempre sull'1-1. Divina Nicro in possesso della sfera. Dobbiamo gestirla in maniera appropriata. Noemi Vitality, le bracciate per guadagnare metri e cercare anche di far posizionare le proprie compagne. Agnese D'Amico che ritorna al posto di Sara Zaffina, qualche istante fa espulsa. Superiorità numerica che però non è andata a buon fine per quanto riguarda Rapallo. Agnese D'Amico, nuovamente Noemi Vitality, 13 secondi a disposizione. La finta di tiro per il passaggio alla Motta, che trova il varco giusto. 2-1 Cosenza, la firma di Roberta Motta. La Vitality ha fintato la conclusione, è andata al passaggio in posizione 1 per la Motta, che dal lato buono è riuscita a battere Federica Lavi. Prima rete personale per Roberta Motta in questa gara. Cosenza davanti 2-1. Roberta Motta che viene richiamata ora dal tecnico Andrea Posterivo al suo posto. Benedetta Garritano, D'Amico, Vitality, Garritano, Gil, Gallo e Nicolai, ovviamente. Divina Nigro in porta. Questo è il nostro set in acqua in questo momento. La Cotti per il movimento, anzi la Criscuolo per la Cotti, che vuole nuovamente e trova la Criscuolo. Alexandra che conclude. Riusciamo in questa circostanza a salvarci, e c'è, attenzione, l'espulsione di Claudia Criscuolo, che viene espulsa, e ci sarà la terza superiorità per Cosenza. Nelle due precedenti non siamo riuscite a sfruttare la superiorità. Un tiro di rigore in questa gara per Cosenza, con la conclusione perfetta di Noemi Vitality. Ora Andrea Posterivo ha richiamato a sé le sue ragazze per cercare di dare i dettami giusti e sfruttare al meglio questa superiorità. Ripetiamo, la terza in fino ad ora in questa partita per Cosenza. Rapallo ha avuto a disposizione una superiorità, la Abate però ha concluso a 5 secondi alla fine dei 30 colpendo l'esterno del palo. Cosenza 2, Rapallo 1, 6 minuti 4 secondi alla fine di questa gara. Divina Nigro, Blanca Gil, dobbiamo sfruttare la superiorità numerica. Motta, Vitality, Gallo, le facciamo girare, poi ancora Motta, Gil, Gallo, 17 secondi, Motta, dobbiamo ragionare, poi troviamo il varco giusto ancora una volta con Roberta Motta, che batte Federica Lavi. Seconda rete personale per Roberta, che è riuscita nel giro di un minuto e mezzo a trovare due reti per il più 2 Cosenza. 3-1 per le ragazze di Andrea Posterivo, che stanno davvero interpretando al meglio la gara in questi primi due quarti. Mancano però ancora 5 minuti e 28 secondi alla fine del secondo. Sembravamo esserci addormentate, in realtà la Lancheva si è divincolata in maniera fallosa dalla D'Amico. Attenzione, perché hanno perso un uomo, e allora possiamo cercare di approfittarne. La Motta per la Vitality, la Gallo però deve ritornare indietro perché la Lancheva la costringe a tornare indietro per la Vitality. Va a colpire il palo all'avi battuta. Sarebbe stato il gol del 4-1, ci avrebbe portato al più 3, invece niente da fare, capovolgimento di fronte con la Criscuolo e l'espulsione della, se non andiamo errati, numero 11 Roberta Motta. Seconda superiorità numerica
per Rapallo. Provano a farci girare, ma in questa circostanza siamo bravi ad avere il pallone e a fargli perdere secondi. Cambio campo con la Lancheva, servita dalla Avegno, che trova la sua seconda rete personale. E Caterina Tancheva per il 3-2. 30 secondi fa il Legno ha detto no alla Vitality, sarebbe stato il gol del 4-1, e ci ritroviamo invece sul più 1 con la Tancheva, che ha approfittato di uno spazio che gli è stato concesso sull'assist dell'Avegno per battere la Nigro. 3-2, partita dove è ancora tutto in bilico. Vitality, D'Amico, Gallo alle spalle di Martina, prova a divincolarsi alla marcatura della sua avversaria Alessia Marani. E che duello tra la Marani e la Tancheva, duello tra due numeri 7. Roberta Motta, espulsione ora. Espulsione. Con Cosenza che va a concludere, ma il direttore di gara ferma il gioco. Espulsione di Simona Abate, attenzione perché la Abate è alla sua seconda espulsione, alla prossima diventerà definitiva. Motta, dobbiamo sfruttare questa superiorità, la quarta che ci viene concessa. Motta, Vitality, conclude nuovamente sulla traversa, attenzione però il pallone rientra, poi la Marani che piega le mani della Lavi e trova la rete del 4-2. Alessia Marani, la conclusione che la Lavi non è riuscita a trattenere, varcata la linea immaginaria di porta con il direttore di gara che era lì ed ha indicato la rete per Cosenza, la quarta, 4 minuti e 5 secondi dalla fine di questo secondo quarto, ancora davanti, ancora sul più 2, ritorniamo sul più 2, lo facciamo con Alessia Marani che mette la sua firma su questo match tra Cosenza e Rapallo. Claudia Criscuolo in possesso del pallone. Pallone profondo per Alexandra Cotti. Si ricomincia da possesso palla Cosenza. Divina Nigro per Noemi Vitality. La Tancheva resta lì costringendo la Gallo ovviamente a starle dietro. Roberta Motta, Noemi Vitality, c'è uno spazio in più però che possiamo provare a sfruttare. Commettiamo però fallo. E allora si riparte da possesso palla Rapallo. La Criscuolo vuole e trova la Cotti, attenzione perché la Cotti è a metri di vantaggio sulla Nicolai, ancora Alexandra Cotti che trova con un splendido colpo sotto il gol del 4-3. A differenza del primo quarto si è segnato, e tanto in questo secondo Alexandra Cotti riporta Rapallo sul meno 1, davanti sempre Cosenza 4-3. Cosenza che ora va a sostituire Noemi Vitality con Blanca Gil in vasca, Motta, De Mari, Citino, Gallo, Nicolai, e proprio ora sta arrivando Blanca Gil ovviamente in porta. Divina Nigro, Rita De Mari in possesso del pallone, vuole e trova la collaborazione di Blanca Gil, dinanzi a lei c'è la Cotti, nuovamente per la De Mari, ragiona Rita, gli lasciano spazio ma non avanza, vuole e trova la Motta, nuovamente la De Mari, può avanzare Rita, vediamo se lo fa, non lo fa perché riesce a passare la sfera a Blanca Gil che in maniera morbida indirizza il pallone verso la porta della Lavi, pallone che però si schianta sulla traversa, capovolgimento di fronte con la Criscuolo che è arrivata sul più bello, viene fermata da Blanca Gil e ci sarà il primo tiro di rigore per Rapallo, secondo tiro di rigore di questa gara, il fallo di Blanca Gil con la Cotti che si incarica della conclusione. Alexandra Cotti contro Divina Nigro, l'ok del direttore di gara, la conclusione e il pareggio 4-4 di Rapallo grazie alla firma di Alexandra Cotti, al momento migliori marcatrici della sfida
Cotti, Tancheva e per Cosenza Roberta Motta. 4 pari dopo l'1-1 del primo quarto. Il parziale in questo secondo dice 3-3 per il computo totale che è di 4-4. Lo ribadiamo, 2 minuti 43 secondi alla fine di questo secondo quarto. Dobbiamo ritornare a fare il gioco di inizio secondo quarto. La Zaffina per l'Acetino, che viene fermata in maniera fallosa secondo il direttore di gara dalla numero 12, vale a dire Carolina Yonnau, che viene espulsa, quindi c'è la superiorità per Cosenza. La quinta in questa gara, la Gallo per la Zaffina, cambio fronte, posizione 1, la Motta, la De Mari, Rita Dallì, vediamo se prova a far male, non ce la fa perché il direttore di gara la ferma, c'è un fallo, si riparte nuovamente da possesso palla rapallo, 2 minuti 23 secondi alla fine di questo secondo quarto con il punteggio in perfetta parità, 4-4 tra Cosenza e Rapallo, un rigore per parte, entrambi realizzati da Vitaliti per Cosenza, Cotti per Rapallo. Si fionda in posizione 1 la Sessarego, poi la conclusione della Criscuolo sulla traversa è bravissima Rita De Mari a ritrovare un pallone che sembrava essere indirizzato alla Zerbone. Alla fine la De Mari ci consente di ritrovare la sfera e di poter ripartire ed imbastire un'azione d'attacco con la Motta, nuovamente la De Mari, Zaffina, dinanzi a lei la Tancheva, nuovamente De Mari, poi Zaffina, gioco di prestigio, mano sinistra poi destra, poi la Nicolai, conclusione timida di Carolina, facile la parata di Federica Lavi ad 1 minuto 31 secondi dalla fine di questo secondo quarto, attenzione perché lì lasciamo un varco libero e allora prova a fiondarsi la Cotti, va in diagonale la Zaffina per andargli a chiudere lo spazio per un'eventuale conclusione, ancora Cotti in possesso palla, espulsione di Carolina Nicolai. Il direttore di gara vuole il pallone, 8 e 4 fuori, significa che anche la De Mari è costretta, anche la De Mari è costretta ad uscire. Nicolai e De Mari involontariamente hanno commesso nello stesso momento due falli, è ritornata non l'8 ma la 4, quindi non la Nicolai ma la De Mari, quindi non c'è la doppia espulsione. Ma c'è solo l'espulsione della De Mari, il direttore di gara aveva indicato 8 e 4, quindi pensavamo ad una doppia espulsione, così non è per nostra fortuna ovviamente, sta di fatto che comunque giocheremo in inferiorità numerica questi 30 secondi con Antonucci che prova a catechizzare al meglio le sue ragazze, visto il time out richiesto proprio dalla squadra ligure. Ad 1 minuto e 17 secondi alla fine di questo secondo quarto, 4-4 il punteggio, le firme in questa gara, due reti della Cotti, due reti della Tancheva, questo per Rapallo, Cosenza invece con le due reti della Motta, una a testa per Marani e Vitaliti. Si gioca, Rapallo che prova a sfruttare la superiorità, fuori la De Mari, espulsa pochi istanti fa dal direttore di gara, scarico lì dove prova a concludere la Criscuolo, viene deviato il pallone che ritorna nella zona dell'Avegno, poi nuovamente la Criscuolo che conclude e trova la rete. Sonia Criscuolo per il vantaggio di Rapallo, Rapallo che non era in vantaggio praticamente da inizio gara, dal primo gol della partita che ha aperto le danze, quello di Caterina Tancheva. Ed ora si rifà sotto la squadra ligure, davanti 4-5, Cosenza che era arrivata anche ad un più 2, sul 4-2 sembrava aver innestato una marcia decisiva la squadra di Posterivo, poi però Rapallo si è rifatta sotto ed ora è davanti, 52 secondi alla fine di questo secondo quarto, la Nicolai sull'assist della Zaffina, nuovamente la Zaffina va in pressing su di lei, Sonia Criscuolo rimane in possesso per la Zaffina, vuole e trova la Motta, Roberta Dallì fino ad ora è stata fondamentale, Vitaliti per Zaffina, 13 secondi a disposizione, non dobbiamo fare le cose di fretta però dobbiamo anche cercare di avanzare, non indietreggiare. E in questa circostanza invece commettiamo un'ingenuità con Roberta Motta, brava la Avegno in pressing a far suo il pallone, 31 secondi a disposizione della squadra ospite. Cotti per Criscuolo,
uscita la Abate, che vi ricordiamo ha due espulsioni, quindi la prossima diventerà definitiva. Rapallo ha portato sul settore di destra Criscuolo e Cotti, che al momento stanno dialogando, e bene, come in questa circostanza, con la Cotti che, seppur dal lato non buono, prova a concludere un po' la nigra, un po' il palo. Riescono a dirle di no. Poi la conclusione della Gil con la sirena, che chiude questo secondo quarto, e davanti Rapallo 5-4, 1-1, 4-3 questi parziali dei due quarti. Si va al cambio campo, pochi secondi e ci sarà l'inizio del terzo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto tra Cosenza e Rapallo. C'è il cambio campo, quindi attaccheremo da sinistra a destra della nostra postazione in calottina bianca, calottina blu nelle nostre avversarie. Terza contesa, le prime due appannaggio della squadra ospite. Nella terza contesa sarà Alessia Marani a contendere il pallone alla Alexandra Cotti, mentre Rapallo ha portato sempre la Cotti a effettuare le contese. Noi abbiamo sempre cambiato prima la Nicolai, poi la Vitaliti ed ora la Marani. Direttore di gara ora sta parlando con la panchina del Rapallo, sta dando indicazioni. Vi ricordo i parziali 1-1, 1-1, 3-4 con Rapallo che è davanti 5-4. Siamo a metà del percorso di questa partita, ancora tutto in gioco, tutto in bilico. Andiamo con la Marani a conquistare questo terzo pallone. E lo facciamo con Alessia Marani, che riesce insieme anche a Blanca Gil a recuperare la sfera. Vedete la nube che si alza dall'acqua, e questo forse anche a voi da casa non consente di vedere alla perfezione la partita. Con Cosenza ora in possesso palla con Sara Zaffina, siamo sotto di 1, 5-4 Rapallo, ma siamo noi in possesso del pallone. Roberta Motta vuole e trova Noemi Vitaliti in posizione centrale. Noemi va a concludere, timida anche questa conclusione, niente da fare, facile la parata di Federica Lavi, che va immediatamente a sventagliare lì dove la Avegno controlla la sfera, le sue bracciate per avanzare e guadagnare metri. Vuole e trova una linea di passaggio, consentendo di fatto alla sua compagna, che è la numero 5 Sessarego, di intervenire. Poi c'è l'espulsione della Zaffina, la seconda per Sara Zaffina, la prossima diventerà definitiva. Superiorità numerica per Rapallo. La Cotti che si è spostata da destra a sinistra, il pallone che arriva alle parti della numero 10 Criscuolo, che va a concludere male perché da buona posizione va a scheggiare la traversa. Si riparte da Cosenza con Motta. Agnese D'Amico si allarga a sinistra, la Nicolai, il pallone invece arriva alla Marani, che con violenza scaglia il pallone verso la porta della Lavi, che riesce a deviarlo, a farlo impennare, a riprenderlo in due tempi. Parte opposta, la Criscuolo per la Cotti, su di lei la Vitaliti, va in pressing. Poi la Tancheva, che prova a divincolarsi dalla marcatura dell'Adamico. Secondo il direttore di gara, l'Adamico non commette fallo. Protesta la Tancheva, riconquista la sfera il nostro sette rosa con la Vitaliti. Agnese D'Amico, 15 secondi a disposizione. Agnese non deve fare di fretta, e invece aveva provato una conclusione che gli è stata deviata dalla Avegno, che dietro di lei è arrivata a sorpresa. Capovolgimento di fronte nuovamente con la Criscuolo, che prova a divincolarsi alla marcatura dell'Adamico, va a concludere male. Pallone che termina sul fondo, contatto, attenzione tra D'Amico e Criscuolo, con l'Adamico che allontana con le cattive la sua avversaria, non in maniera fallosa ovviamente. C'è un fallo della Gil ai danni della Sessarego. Si riparte nuovamente da possesso palla Rapallo. In questa fase del terzo quarto, in questo inizio di terzo quarto, stiamo commettendo delle ingenuità.
con Rapallo che per nostra fortuna non ne sta approfittando. Siamo sempre sotto 5-4, è ancora tutto in bilico. La D'Amico alza il braccio perché vuole il pallone, la serve un tantino in ritardo, ma la serve Divina Nigro e allora Agnese D'Amico può avanzare, cercare un passaggio per la Marani. Attenzione alla Marani da lì, le lasciano spazio, ancora Alessia, vediamo se conclude, lo fa con la Lavi che chiude gli occhi e riesce a trovare il pallone. Certo è che la Marani non ha angolato molto la conclusione, abbastanza centrale, e allora la Lavi ha fatto sua la sfera, chiama alla calma le sue compagne Alexandra Cotti, poi la Criscuolo profonda per la Tancheva, brave ragazze che vanno in chiusura con Vitaliti e Gil che riescono a sradicare il pallone dalle mani della Tancheva. Gil per Vitaliti, 20 secondi a disposizione, 4 minuti 28 secondi alla fine di questo terzo quarto, siamo sotto 5-4, eravamo in vantaggio 4-2, poi si è rifatta sotto Rapallo. Marani, Vitaliti, la Vegno davanti a lei, nuovamente la Vitaliti cerca e trova la Marani, di ritorno per la Vitaliti che abbranca il pallone, lo serve a Roberta Motta, 5-5, Roberta Motta, terza rete personale, siamo state bravissime a liberare Roberta al tiro e da lì non ha perdonato la Motta con un colpo morbido che ha superato la Lavi, 5-5, di nuovo in parità, tutto in parità, errato il tabellone che porta una rete al Rapallo, ma Rapallo non è sul 6-4, siamo sul 5-5 con la rete di Roberta Motta che ridà speranza alla squadra di Andrea Posterivo e la prima rete di questo terzo quarto con Rapallo che ritorna in possesso del pallone e prova ad imbastire con Simona Abate la sfera. Simona Abate che vi ricordo è stata espulsa due volte, quindi alla prossima diventerà definitiva, stessa cosa dicasi per Sara Zaffina per quanto riguarda Cosenza. Attenzione perché sembravamo aver ritrovato il pallone, invece abbiamo commesso un'altra ingenuità dando nuovamente a Rapallo la possibilità di proiettarsi verso la porta di Divina Nigro. Attenzione alla Marani che prova a prendere di sorpresa la Abate ma commette fallo. C'è l'espulsione di Alessia Marani e superiorità per Rapallo con la Abate da posizione centrale che serve la Avegno dalla parte opposta per la Cotti. 11 secondi a disposizione di Rapallo, pallone per la Abate, attenzione ora alla conclusione murata da Agnese D'Amico. La Yonnau aveva provato a sorprendere la nostra difesa, niente da fare, si resta in parità, 3 minuti 10 secondi alla fine di questo terzo quarto, partita vera, tutto in bilico, lo ripetiamo qui tra Cosenza e Rapallo, 5-5, parziali fino ad ora dicono 1-1, 3-4, 1-0. La D'Amico, la palomba, fa una cosa fantastica, ancora una volta lei, sempre lei in questa partita, alla manina calda e lo dimostra, vantaggio Cosenza, grazie ancora una volta a Roberta Motta, quarta rete personale in questa gara, sta decidendo lei al momento questa sfida perché si è alzato l'asticella, Cosenza lo ha fatto anche grazie a Roberta Motta, la rete del 6-5, nuovo vantaggio della squadra di Andrea Posterivo, ritorniamo in vantaggio, lo eravamo fino a metà del secondo quarto, poi Rapallo si è rifatta sotto, ora però Cosenza è davanti 6-5 con due reti in questo inizio di terzo quarto di Roberta Motta, dicevamo abbiamo commesso qualche ingenuità in questo terzo quarto, Rapallo non è riuscita ad approfittarne, poi però abbiamo punito in maniera severa anche con la Motta, brave nell'organizzare e nel liberare al tiro Roberta Motta, va detto. Marani e Vitaliti sono riuscite ad orchestrare bene un'azione d'attacco, riportiamo la Motta in possesso palla, su di lei la Avegno che non la molla un attimo, c'è Vitaliti che chiama il pallone, Roberta però ha difficoltà, c'è il fallo della Avegno, viene ravvisato dal direttore di gara, Noemi Vitaliti per Agnese D'Amico,
Agnese non deve perdere il pallone, a 5 secondi alla fine deve provare a concludere. Lo fa l'Adamico, pallone che termina sul fondo, 6-5 Cosenza, 2 minuti 10 secondi alla fine di questo terzo quarto, siamo davanti, dobbiamo ora giocare in maniera decisa, con caparbietà, con aggressività e anche carattere che non è mancato alla nostra squadra. Ora ci facciamo però sorprendere con l'Avegno che dalla distanza va a sorprendere la Nigro. Pallone che passa sotto la mano di Divina ed entra in rete, si ritorna in parità 6-6. Dentro Carolina Nicolai. E ha preso il posto di Alessia Marani. Quindi in acqua abbiamo Roberta Motta, Noemi Vitaliti, Agnese D'Amico, Giusy Citino, Carolina Nicolai e Benedetta Garritano con Divina Nigro a difendere i pali della nostra porta. Carolina Nicolai in possesso del pallone, su di lei c'è la Cotti, il pallone a scarico per Agnese D'Amico. Poi Noemi Vitaliti, su Noemi va la Tankeva in maniera irruenta anche, poi la Nicolai, 13 secondi, dobbiamo ragionare. La Vitaliti conclude e c'è la deviazione della Lavi sul più bello. La Lavi dice no alla Vitaliti, pallone che era schizzato e si era impennato, sembrava destinato all'incrocio dei pali. La Lavi lo ha deviato, dandoci però la possibilità di poter giocare con il pallone tra le mani altri 30 secondi. Garritano per Nicolai, pallone per l'Adamico. Sentite come chiamano le marcature le ragazze della squadra ospite. D'Amico per Vitaliti, nuovamente per D'Amico, duettano Vitaliti e D'Amico, ancora Agnese, 14 secondi, perché? Niente da fare, il pallone viene scaraventato davanti, diamo così la possibilità a Rapallo di proiettarsi nuovamente nei pressi della porta difesa da Divina Nigro. 59 secondi, siamo nell'ultimo minuto di questo terzo quarto, 6-6 il punteggio. La Yonau, pallone per la Cotti che conclude, brava Divina Nigro a neutralizzare la conclusione, time out, giusto così, anzi espulsione, pensavamo al time out richiesto da... Infatti ha chiesto il time out, avevamo visto bene Andrea Posterivo, c'è stata anche un'espulsione della Criscuolo, Cosenza che proverà quindi a sfruttare una superiorità, vedremo con Andrea Posterivo che chiama a rapporto le sue ragazze ed ora viene segnalato proprio dallo speaker l'uscita definitiva di Simona Abate per il terzo fallo. Andrea Posterivo parla con Roberta Motta, che al momento è la giocatrice che ci sta dando la possibilità davvero di poter fare la nostra gara. Tutte le nostre ragazze stanno giocando una grande gara, ma Roberta Motta sta dimostrando che è in giornata quest'oggi. 4 reti per lei, miglior marcatrice della partita. Superiorità a disposizione delle ragazze di Posterivo. Divina Nigro, 46 secondi alla fine di questo terzo quarto, 30 secondi a nostra disposizione da sfruttare con una superiorità numerica. La Vitaliti riceve dalla Motta, cambio campo per l'Adamico che si è spostata nella posizione 5, pallone per Blanca Gil, Noemi Vitaliti, piroetta di Noemi, poi Blanca Gil, nuovamente la Vitaliti che conclude e fa male con la rete del 7-6. Noemi Vitaliti ci riporta davanti ancora noi con la Vitaliti, ritorniamo in vantaggio 7-6 a 26 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Abbiamo portato al centro Gil e Vitaliti, hanno duettato le due facendo poi girare il pallone dalle parti della Motta, si è ritornati dalla Vitaliti, Noemi ha visto il varco giusto
e ha punito. Seconda rete personale per Noemi Vitaliti, ora time out richiesto ed ottenuto da Luca Antonucci, che parla con le sue ragazze a 25 secondi alla fine di questo terzo quarto, vuole sfruttare al meglio questo finale rapallo. Cosenza che invece il momento della nostra squadra sta tutto nel sorriso regalato da Roberta Motta al suo tecnico Andrea Posterivo, a dimostrazione di come fino ad ora abbiamo condotto una gara egregia. C'è stato un momento di blackout in cui Rapallo si è rifatta sotto, è riuscita a ritrovare i due gol di svantaggio, quindi la parità, a passare anche davanti, poi però nuovamente Cosenza a far la voce grossa con Roberta Motta e Noemi Vitaliti sugli scudi, sono salite loro in cattedra e Cosenza è davanti 7-6, ma fino ad ora un plauso a tutte le ragazze che stanno giocando una gara gagliarda, una gara con i ritmi giusti, con la giusta intensità, la giusta cattiveria agonistica. Ritroviamo un pallone a 9 secondi alla fine, proviamo ad andare profondi, proviamo ad andare profondi. Ora il pubblico chiama il time out, ma in realtà Andrea Posterivo lo ha già richiesto e ottenuto qualche istante fa, quindi non può richiedere un altro time out. Prova la Vitaliti, anzi la Nicolai, a concludere. Facile la parata della Lavi, termina il terzo quarto, siamo davanti 7-6, sarà un ultimo avvincente quarto tra qualche istante tra Cosenza e Rapallo, 7-6 per Cosenza, pochi secondi e ci sarà l'ultimo avvincente quarto di questa sfida tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto di questa vincente sfida tra Cosenza e Rapallo. Siamo davanti 7-6, fino ad ora i parziali dicono 1-1, 3-4, 3-1. Cosenza che nel terzo quarto è riuscita ad imporre il proprio ritmo, il proprio gioco, andando anche con la Motta e la Vitaliti tre volte a rete. Quarta contesa del match, le prime due a favore della squadra ospite, la terza a favore Cosenza ed ora l'ultima, che vede la Cotti arrivare prima della Marani. Primo pallone di quest'ultimo quarto nelle mani del Rapallo con la Criscuolo. Vi ricordo che la Abate non potrà rientrare in acqua perché espulsa tre volte, quindi espulsione definitiva per lei. Viene espulsa nel frattempo la Nicolai, conclusione da parte della Ioannou con il pallone che termina sul fondo. Carolina Nicolai espulsa, superiorità numerica non andata a buon fine per Rapallo. Iniziato da poco l'ultimo quarto, Cosenza in possesso palla con la Vitaliti. Noemi Vitaliti va a gestire il pallone e serve, arriva da dietro Carolina Nicolai che era stata espulsa, quindi dovuto nuotare non poco per arrivare nella zona occupata dalle proprie compagne. Roberta Motta lascia posizione 1 a Noemi Vitaliti. Ancora Roberta, 3 secondi, Agnese D'Amico, 0, allontana il pallone, come giusto che sia in questa circostanza, per evitare proprio che ci sia una controfuga da parte delle nostre avversarie, che vanno a gestire ora il pallone con Claudia Criscuolo per la Cotti, che è andata ad occupare ora il ruolo di centroboa. La Tankeva è alle sue spalle, avanza ora, quindi una sorta di doppio centroboa ora per Rapallo, che però commette fallo in attacco con la Tankeva e quindi dà la possibilità a Cosenza di ritrovare il pallone. Divina Nigro per Noemi Vitaliti, forza ragazze, Noemi Vitaliti, le bracciate di Noemi per guadagnare metri e cercare l'eventuale assist per qualche compagna libera. Roberta Motta riceve, fino ad ora è lei la migliore in vasca. Roberta Motta, 4 reti decisive, Noemi Vitaliti, Carolina Nicolai, poi Alessia Marani sbaglia clamorosamente il passaggio per Agnese D'Amico. Riparte Rapallo, 7 Cosenza, 6 Rapallo, siamo davanti, più 1 con le reti per Cosenza, 4 di Roberta Motta, 1 per Marani e 2 per Vitaliti. Dalla parte opposta una rete per la Vegna, la Criscuolo, Sonia, 2 reti per Cotti, mentre c'è la rete ora del Rapallo
con la Cotti che segna la sua terza rete personale, la prima rete anche di quest'ultimo quarto, con la Cotti che beffa Divina Nigro per il 7-7 della squadra ligure. Dicevamo, per quanto riguarda la squadra ospite, tre reti per la Cotti, una per Sonia Criscuolo, due per la Tancheva e una per la Avegno. Si fa sentire il pubblico qui in tribuna, pubblico che non è numeroso, ma il motivo è semplice: oggi a Cosenza piove a dirotto, fa freddo, il cielo a neve, temperature bassissime, le ragazze in acqua. Ovviamente c'è una temperatura diversa di 25 gradi circa, con la temperatura esterna invece che è decisamente inferiore. C'è una conclusione ora da parte della Vitaliti, questa volta un po' troppo centrale, con la Lavi che ha vita facile, richiama a sé l'attenzione delle sue compagne, va a servire la Ioannou, pallone per la Criscuolo, cambio campo, posizione 1, riceve la Cotti, a scarico per Sonia Criscuolo che vuole e trova la Ioannou, passaggio errato per la Tancheva, bravissima Carolina Nicolai in fase difensiva. 5 minuti, 5 secondi alla fine di quest'ultimo quarto, gli ultimi vibranti minuti di questa sfida che è ancora in parità, 7-7, c'è l'espulsione ora della numero 8, vale a dire Sonia Criscuolo. Motta, Vitaliti, Nicolai che perde per un attimo il pallone, poi lo va a ritrovare prima della Tancheva. Vitaliti, nuovamente Nicolai, Carolina da lì può provare, serve la D'Amico, anzi la Gil, Blanca Gil per la rete dell'8-7. La prima rete per Blanca Gil e chissà che non possa essere quella determinante. Cosenza nuovamente davanti, 8-7. Ci ha tradito la nube che si è alzata dall'acqua, sembrava la D'Amico, invece Blanca Gil è riuscita a calamitare a sé il pallone e a scaraventarlo in rete per l'8-7. Cosenza nuovamente davanti, forza ragazze, l'ultimo sforzo, 4 minuti, 30 secondi alla fine di questa partita, la terza giornata di ritorno del campionato di Serie 1 femminile. Cosenza che è terz'ultima in classifica, attenzione ora alla Tancheva che si divincola dalla marcatura della Gil e trova la terza rete personale battendo la Nigro, 8-8. Al momento il parziale in questo ultimo quarto è di 2-1 Rapallo. Vitaliti per Gil, 20 secondi a disposizione, il pallone per Giusy Citino che è riuscita a liberarsi dalla marcatura della Ioannou, ma la conclusione è stata troppo centrale e la Lavi è riuscita in due tempi a bloccare la sfera. Capovolgimento di fronte, siamo già dalla parte opposta, espulsione, Giusy Citino commesso fallo, superiorità numerica per Rapallo a 3 minuti e 46 secondi dalla fine del match. Sonia Criscuolo per l'altra sorella, Claudia Criscuolo, poi la traversa colpita dalla Avegno. Andrea Posterivo, non inquadrato dalle telecamere, sta richiamando a sé l'attenzione delle sue ragazze. Non è gol quello della Tancheva che ha commesso fallo. Sta urlando, si sta sgolando Andrea Posterivo, soprattutto in fase difensiva. Vuole che le sue ragazze mantengano le posizioni. Seguiamo questa azione d'attacco con la coppia Vitaliti-Gil che va a gestire questo pallone, con Blanca che va poi a concludere ma in maniera centrale. Espulsione, Noemi Vitaliti. Dobbiamo stare attenti in questo finale.
Lasciamo spazio alla Cotti. Vantaggio del Rapallo. Abbiamo lasciato un varco che Rapallo ha sfruttato con Alexandra Cotti, che eguaglia le reti di Roberta Motta. Cotti e Motta sono loro al momento le migliori marcatrici di questa gara con 4 reti a testa. Rapallo davanti, 9 a 8, i minuti che mancano sono 2 e 50 secondi. Trattenete il fiato, insieme a noi siamo noi, il vostro cronometro a 2 minuti e 42 secondi dalla fine di questa partita con Blanca Gil che va a servire Noemi Vitaliti, la piroetta nuovamente di Noemi, a scarico il passaggio per la Gil, ancora la Vitaliti, il pallone che si impenna troppo e termina sul fondo, un'altra occasione persa per Cosenza che dà la possibilità a Rapallo di andare a gestire un pallone in attacco, in vantaggio di una rete, 9-8, la Ioanno avanza dinanzi a sé alla Citino. Cambio lì dove la Cotti prova a trovare la Tancheva, che sulla quale viene commesso fallo da Martina Gallo. Superiorità numerica per Rapallo a 2 minuti e 4 secondi alla fine. La Avegno, posizione centrale, ci fa male, anzi malissimo, la Criscuolo. La Criscuolo, Sonia Criscuolo, non era la Avegno, porta sul più 2 Rapallo ed è anche il massimo vantaggio ottenuto fino ad ora da Rapallo. Viene ammonito Andrea Posterivo dal direttore di gara, probabilmente per proteste. 1 minuto e 57 secondi dalla fine di questa gara. Sembravamo in grado di portare a casa i 3 punti, ancora ci sono comunque 1 minuto e 40 secondi che nella pallanuoto sono un'eternità, però abbiamo avuto un calo negli ultimi minuti che ha concesso a Rapallo di farci male, malissimo. Non subivamo 10 reti, cioè la squadra, le squadre avversarie che abbiamo affrontato non andavano in doppia cifra. Da 5 incontri avevamo sempre subito meno di 10 reti, esattamente, anzi da 4 incontri, esattamente contro Messina. 1 minuto 15 secondi alla fine del match con Cosenza sotto di 2 reti. Dobbiamo forzare, ora sì che dobbiamo forzare la conclusione per cercare di stringere il più possibile, il cronometro è inesorabile ora. Roberta Motta, ultimo minuto, la palomba di Roberta fuori. Il parziale dell'ultimo quarto è devastante perché Rapallo con un parziale di 4-1 nell'ultimo quarto ha vinto la partita e dire che l'abbiamo condotta noi per 3 quarti di gara. Un peccato davvero. 36 secondi, aver condotto una gara per 3 quarti e nell'ultimo quarto subire un parziale di 4-1 che diventa poi devastante a giochi fatti perché consente alla squadra di Antonucci di portare a casa 3 punti preziosi. 3 punti che proiettano Rapallo a 18. Ovviamente quelle 3 lì davanti è difficile da prendere. Stiamo parlando di Padova, Messina e Imperia, però. Cosenza che aveva necessità, soprattutto guardando quello che è il calendario che ci impone di andare ad affrontare una doppia trasferta contro Imperia e Padova, sono 2 trasferte praticamente impossibili, ovviamente cercheremo di fare la nostra partita, ma giochiamo davvero contro 2 squadre nelle prossime 2 gare che sono di una levatura superiore
alla nostra. 30 secondi a disposizione della squadra di Posterivo per cercare quantomeno di rendere meno amara questa sconfitta con una rete, andare sotto di uno. Alessia Marani per Giusy Citino, protegge il pallone Giusy in mezzo a due, c'è il fallo su di lei, ravvisato dal direttore di gara Nicolai per Marani. 10 secondi alla fine del match, Noemi Vitaliti, Alessia Marani, 3 secondi, non riusciamo neppure a concludere, sì, concludiamo, ma la Lavi ci dice di no. Finisce qui, Rapallo espugna la piscina di Campagnano, 10-8, abbiamo condotto noi la gara per tre quarti, abbiamo fatto una gara dal nostro punto di vista ottima per tre quarti, poi il blackout, il crollo nel finale, nell'ultimo quarto, parziale di 4-1 inflitto da Rapallo. Rapallo che porta a casa 3 punti con un 10-8 finale e le nostre ragazze che escono con la testa bassa dall'acqua, testimonianza che anche loro si aspettavano molto di più da questa partita. Lo vedete in, con la grafica in classifica, restiamo a 7 punti con questi che sono gli altri risultati della giornata, mentre c'è un selfie da parte di Antonucci e delle sue ragazze che festeggiano la vittoria. Ripetiamo, nei prossimi due turni giocheremo in trasferta e giocheremo contro le migliori, Imperia e Padova. Per il momento è tutto qui dalla piscina olimpionica di Cosenza, vi ricordo il punteggio finale: Cosenza 8, Rapallo 10, Rapallo che porta a casa i 3 punti e questa vittoria. Per il momento è tutto, tra pochi secondi ci saranno ovviamente le voci dei protagonisti con Andrea Posterivo, tecnico della città di Cosenza, tra poco. Con Andrea Posterivo commentiamo questa sconfitta, abbiamo condotto noi la gara per tre quarti, poi cosa è successo Andrea? E poi penso che l'assenza di Arancini si sia sentita, non vuole essere assolutamente un alibi, le ragazze erano state brave per tre tempi a fare la partita che dovevamo fare. Poi l'ultimo tempo il pallone è cominciato a pesare, sono venute meno magari un po' di energie. E magari se ci fosse stata Zoe avremmo perso lo stesso, però sicuramente c'era una dote di esperienza in più. Non abbiamo gestito bene anche alcuni fischi arbitrali, perché all'ultimo tempo onestamente ho contato almeno 4-5 situazioni di falli contro, non siamo riusciti più a prendere un'espulsione degna di questo nome, abbiamo preso un uomo in meno con un fallo secondo me in partenza, però voglio dire, decisioni arbitrali, gli arbitri ci sono, fanno il loro, fischiano quello che vedono. Amen, continuiamo il nostro campionato, sarebbero stati 3 punti importanti, non lo sono stati, dobbiamo continuare perché il nostro campionato non finisce certamente oggi. Qual è stato il momento cruciale secondo te della partita? Dove è cambiata? Ma sul 4-2 secondo me dovevamo insistere maggiormente, invece ci siamo un attimo spenti, gli abbiamo dato la possibilità di rientrare, poi abbiamo riallungato nuovamente. Probabilmente quello strappo ci è costato energie mentali e fisiche. Ripeto, questa è una squadra che con le 2-3 eccezioni è una squadra alla prima esperienza nel campionato di A1 che va molto sull'entusiasmo, allo stesso tempo quando poi magari le cose non vanno benissimo tendono un pochino a accelerare determinate situazioni. Gli avevo chiesto di non accelerare le conclusioni, quando siamo andati sotto qualcuna ha forzato, però voglio dire, ci può stare. Ultima domanda, ci aspettano due trasferte difficilissime contro Imperia e Padova. Di sicuro il nostro campionato non dovremo farlo nelle prossime due gare, ma dopo. Di certo è che la salvezza, la squadra è viva e la salvezza è alla nostra portata. Ma la squadra è viva secondo me dalla prima di campionato, siamo cresciuti molto dalla prima partita anche di Coppa Italia, è una squadra diversa. Oggi ribadisco, anche senza Zoe abbiamo fatto per tre tempi una buona partita. È chiaro che dobbiamo essere, se vogliamo arrivare alla salvezza, dobbiamo essere al 100% in tutti i nostri elementi, tutti gli elementi che entrano in acqua, dobbiamo essere al 100% durante la settimana, magari lavorare con più attenzione durante la settimana, perché poi determinati errori ce li riportiamo anche in partita. Imperia e Padova sono due partite che sulla carta hanno risultato abbastanza chiuso,
nei nostri confronti. Prenderemo queste due partite con, come partite di esperienza. Abbiamo fatto un percorso tanto lungo nel corso degli anni proprio per giocare contro il meglio della pallanuoto italiana. Adesso le andiamo a far visita a casa loro, vedremo di non fare, cercheremo di non fare brutta figura e di provare qualcosa in vista poi del prossimo impegno casalingo, che sarà contro Bogliasco, che avrà ancora di più natura fondamentale per il nostro campionato. Ringraziamo Andrea Posterivo qui dalla piscina olimpionica di Cosenza, è davvero tutto. Rapallo batte Cosenza 10-8. Da Piero Bria il saluto a voi tutti e buona continuazione.